quando i baci miei tu rimpiangerai, vuoi tornare chérie a Monte Carlo. Questo nostro amore puoi salvare ancora, oh chérie, con me a Monte Carlo. Rivedrai lo stesso mare e la luna in cielo brillare. Torna qui da me, tutto aspetta te, è un eterno sogno Monte Carlo. Non dimentica questo azzurro mar, oh chérie, ritorna a Monte Carlo. Dopo l'imbrunì, bella da impazzire, splenderà di luci Monte Carlo. Un romantico passato, se ritorni non andrà perduto. Non tardare più, manchi solo tu, oh chérie, ritorna a Monte Carlo. Oh chérie, ritorna a Monte Carlo. Oh chérie, ritorna a Monte Carlo. Pardon. Inclito pubblico è martedì sera ed è un martedì triste perché con questa cosa che stiamo facendo ricordiamo un caro amico che non c'è più. Siamo davanti al cantiere San Germani, dove a partire dal probabilmente dal 1996 registrammo a più riprese, la prima volta tre inverni, poi dopo un intervallo tornammo per altri due, finché Cesare un giorno mi disse: Giulio, guarda, io devo costruire una barca nuova, bisogna che mi lasci la sala Tracciati. Siamo stati qui dentro 5 anni e questo è stato il set più bello, più affascinante che Fra Amici abbia mai avuto. Con una ripidissima scaletta di accesso arrivavamo a sala Tracciati, che noi attrezzammo anche a cucina, mettemmo una vasca da bagno per lavare le pentole, un lavello, un bel bancone su cui far da mangiare, in mezzo ai bindelli, alle ordinate delle navi, a degli attrezzi che servivano per la costruzione di navi, di queste importanti imbarcazioni che sono le barche San Germani, che è considerata tutt'oggi la Rolls Royce del mare. Facemmo delle stagioni inverosimilmente belle. Oggi vedrete, dopo questa apertura che Marco sta facendo con me, vedrete alcuni spezzoni che realizzammo all'epoca. Sono frammenti perché purtroppo Marco ha sempre avuto un dono particolare per l'archiviazione, ha scritto la data ma non c'è scritto cosa c'è dentro quei nastri, quindi ne abbiamo a centinaia, a visionarli tutti era un po' un problema, ma qualcosa abbiamo trovato. E questo vuole essere il nostro ricordo di un amico caro, e mi duole di non aver neppure saputo che non stava bene. Cesare, ci mancherai, questo è il nostro modo per ricordarti. Only 40 people living there today. Streets are dusty and the bank's been torn down. It's a dying little town. Church windows broken, that place ain't been used in years. Jail don't have a sheriff or a cell. And electric train easing it on down the muscle shell. Ringling, ringling, slipping away. Only
dying little town. And across from the bar there's a pile of beer cans. Been there 27 years. Una volta tanto gli amici in cantiere si sono trasferiti a Genova e sono venuti fuori all'aperto. Sulla calata del porto antico in una giornata splendente, clima asciutto, mare piatto, pieno inverno, col caldo sole di questa calda città antica. Ma eccoli qua gli amici in cantiere che ci fanno vedere che cos'è un leudo. Cosolean Leudo, in barco bello ma strano e da cammin. Costruì un legno e olea marin. O che aveva coperta luna e o che voiva un buon mainà per savega navigà. O che aveva solo intorto de avega l'erbo storto. O punta de comando olea pupa, o su, o vento e l'egua a se pigiava tutta. Se le ha freddo, quello de guardia o pregava di accidenti, e quello con le ottimum o batteva i denti. O barometro e a buscia, i le hanno strumenti, i due soli de bordo a quelli tempi. Che se non se orientavimo que stelle, de vidue che ne saieva stato veramente de belle. A Cambusa le ha bassa prua. Per medicinali che avevimo grappa, succo, caffè, camomilla e sali. Ben de cotun e spirito i le hanno pronto soccorso, un semo quadro da Madonna do Soccorso. In tenstipetto ghi un'arbanella de baceico, conserva, peivi e sa e canella. A giarretta dell'olio, in sestì de siole, agio, patate e fagioli secchi. Stucche fiscio, bacalà, faina, riso e spaghetti. In sacco de galetta, de sardo una formaggetta, in una barilletta de vin, canolea bonarda, e pelegua ughea a benarda. Quando ghea domà, non se poi vassendo o fuego, a colazione, a o sacco, galetta e formaggio sciacco. E quando le accalma gianca, o le han tormento, besorieva arma e reme e ana a pigia o vento. In su venotto per staccao libretto prima un barco, o se asio appena tucu terra mi me sbarco. Arrivò finalmente a Porto Longun o l'ha detto se sta meglio là, in pregio. Questo le ho leido, come le ha fo e quella pova gente che ha tanto navigò. Questa è una poesia di Bo Antonio Giovanni, Giannino, che è scritta in un genovese piuttosto lavagnino, fa anche rima. Il genovese è un po' diverso, è un po' diverso. Io e il mio amico Winderling, che siamo di Genova, di Zena. È tutta una cosa strana. È tutta una cosa. Hai letto anche bene, perché io avrei avuto delle grosse difficoltà. L'ho un po' genovesizzata, ma d'altronde Giannino ha scritto nella sua lingua, che è il lavagnese autentico. Non si tocca. Dove siamo l'avete già capito, questo è naturalmente l'acquario, questo è il Bigo, là ci sono i magazzini del cotone, e un po' più verso sinistra c'è Porta Siberia, e naturalmente siamo qui per partire con un leudo che arriverà dritto dritto dentro il nostro cantiere da Cesare San Germani. Da Cesare San Germani. Perché bisogna fare un'operazioncina che vi racconteremo strada facendo. Io direi che possiamo... Un'avventura. Ma sì. Speriamo di risentirci quanto prima. Speriamo di arrivare. Non si sa mai. Non si sa mai. Vabbè, e via verso nuove avventure. Via verso nuove avventure. Saliamo a bordo. Vieni, Noele. Allora, intanto, vuoi precedermi? Precedimi, che così io ho il microfono. E dalle immagini che Tito ci propone, naturalmente, avete la possibilità di vedere per intero questo leudo. Accanto a me, il professor San Germani, professore nautica. Franco Casoni, Egidio e il proprietario di questa imbarcazione che conosceremo da qui a un attimo. Io direi che se siamo pronti, che cosa dice capitano? Possiamo salpare? Padrone. Padrone si dice, padrone, levea, perché o leudo, o gaveva, o padrone. O padrone, o padrone. Allora, parliamo da chi è un po', mi dieva Tito che ti può continuare a fare due immagini, perché niente, siamo pronti. Demo... Niente, andiamo. Sicuri di poter recuperare Tito poi, no? Sì, siamo sicuri di poterlo recuperare il cameraman. Verrà a bordo con un gomone, perché sarà bellissimo vedere questo magnifico leudo che si stacca dal molo.
Titi che è da Molacqua la sima lì o Egidio deve Molacqua l'altra? Aspettate l'ordine. Tutti a bordo abbiamo dei compiti precisi. Come vi dicevo prima, Egidio ha la... Egidio il mezzo marinaio è alla cima di, come si dice? Prua. Di prua. Ma a sinistra, ma come si dice, ah? La cima di dritta è di? Sinistra. È di sinistra. Franco Cazzoni, mezzo marinaio, sul serio, invece all'ormeggio di destra. Io credo che dovrò andare a poppa. E io vengo lì perché perlomeno sapete di che cosa parliamo, perché io no, praticamente non so nulla. Allora. Allora, Noel, col mezzo marinaio spostaci un po'. Spostaci un momento. Tieniti pronto col mezzo marinaio se ci fosse da spingere. Tieniti pronto a spunciare de fuori, hai capito, Noel? Io direi che la... È dalla parte del manico. Del manico. Io comunque mi tiro quando... Prora! Prora! Mollare! Aspetta! Corro quello sulla sinistra! Fantastico questo! Fantastico! Egidio, solo quello sinistro! Sono belle queste cose qui. La gente che ne vede di quelli lì, come mai na, se mi ha finito il mondo. Tieniti un po', Franco, se no... Tieniti! Tieniti, Franco, dice Cesare! Noel! Ma no, spingi! Che andiamo! Ragazzi, non ci sono molte parole da dire, però... Prora molla! Prora molla! Basta, molla anche lì. Cesare, molla anche lì. Siamo sicuri? Vabbè, non molli. È che mi tengo per sicurezza, no. Tutto ma. Tutto ma, tutto ma. Via, se sto signore che io dice tutto ma, se il padrone dice tutto ma. Stiamo vogando indietro. Abbiamo la macchina sinistra ferma in attesa di poter compiere un semicerchio indietro. Per fortuna che non c'è vento, sennò qui saremo già tutti versati, ma vabbè, ma no. Ma il signore aiuta gli audaci e anche i poveri cristi come noi. Benissimo, benissimo. Allora, ragazzi, io direi che possiamo amabilmente... Adesso lui fa manovra. Porterà la poppa verso quelle barche laggiù e poi con la prua. Purtroppo questa barca ha due motori troppo piccoli. Due motori a 75 cavalli, avrebbe bisogno di più potenza. Quando c'è vento sono problemi seri. Però una volta andavano a vela, problemi non ne avevano. È vero. Comunque è affascinante, ragazzi, perché... Una volta il motore era proprio l'ultima cosa che gli venisse in mente. Il motore, certo. Nella bar nell'Eudo era... Queste barche, questi leudi un po' più giovani che avevano già i motori, avevano un motore che serviva giusto proprio per fare per solo la manovra. No, comunque è una barca considerevole. Che dimensioni ha, lo ne ha idea, Cesare? Siamo intorno ai 17 metri. 18, sì. E quanto, come si dice, la stazza, il dislocamento? Quanto, 43 tonnellate di stazza. 43 tonnellate di stazza. I nostri telespettatori a casa capiranno che io di nautica non distingo un belino da tre che pescano, però insomma ormai... È stato il leudo più grosso costruito dal 1900 in poi. Hanno pensato che un leudo che portasse 500 quintali riuscisse a fare un viaggio invece di due. Poi è sopraggiunto le... Gli armatori Piaggio erano oculati e grandi commercianti. E grandi commercianti, sì, è vero. Mia moglie apparteneva alla famiglia, per cui... Oculati, più che altro. Oculati. Guarda, allora, il pompo di una bava di vento di tramontana, quanto ci vuole a girare? Per una bava di vento di tramontana? Eh sì. Va già bene che siamo. Comunque va bene che abbiamo due motori. Perché se... Ma se ce ne fosse uno non sarebbe male. Una grossa elica, tanta potenza, si va ad angoli e si riesce a fare le stesse cose. Direi che comunque il viaggio si presenta affascinante, quindi sarà nostro piacere procedere affinché tutto vada nel migliore dei modi. Allora Tito, senti, io, perché qui stanno lavorando, io direi stacco l'audio, se tu credi fai delle immagini e poi ci ritroviamo strada facendo.
hardly seems a long time, just a minute of the day. But the man who stood beside me more than gave himself away. The boot stain on his spotted shirt, the gray beard on his face. A man composed of many names, so I just called him Ace. But Ace can't read and Ace can't write. He sleeps on a bench at night. Come vedete, abbiamo ultimato le manovre che ci permetteranno di uscire dal porto di Genova. Manovre complesse per i 18 metri dell'Eudo e per le sue 43 tonnellate di stazza. La manovra è stata però in parte facilitata dai motori di cui l'Eudo è dotato, essendo un Leudo di costruzione abbastanza recente. È stato costruito infatti nel 1922. Inizialmente vi ricordo che tale imbarcazione andava solo a vela. Mentre lentamente stiamo uscendo, possiamo finalmente vedere una città aperta sul mare, cosa che i genovesi hanno scoperto solo da pochi anni, senza più sbarre e impedimenti. Un porto quindi aperto a tutti. Stamattina veramente abbiamo visto poca gente sulle calate. Forse molti stanno giocando a scopone e usciranno solamente verso sera, quando sentiranno l'odore del mare portato dal vento. He ain't bitter, he ain't sweet, makes his living on the street, never knowing what he's gonna find. Go back to the country, no, he really can't do that. Wasted years have left him nothing but an old straw hat. So he puts it on his head, waves a last goodbye. No time left to turn around and no time to ask why. Ace can't read and Ace can't write, and he sleeps on a bench at night. A little man the world has left behind. He ain't bitter, he ain't sweet, makes his living on the street, never knowing what he's gonna find. This old world has left poor Ace behind. Armando, o padrone do barco, che ti medivi Armando che è proprio il titolo che dava a capitaneria, no? Sì, padrone lea quello che là è la proprietà di una barca piccina che non puoi far shorty oltre i stretti. Scusa se parlo senese. Ecco, ma chi va, come ti scherzi, ma neanche dovremmo parlare senese. Senti Armando, una cosa che mi viene da dove di, visto che siamo un temposto così bello, ti te li immagini tutti quelli che partivano all'epoca, quando magari motore in Ugenea anche che hanno solo de veie da tiasci? E che magari avevano difficoltà di manovra, se trovavano un porto come più o meno vedemo ora, secondo te? Secondo me molto più affollato, che hanno centinaia di barche che hanno pronte a scaricare o a caricare un disarmo. Perciò quando entravano non era un problema che voleva da gente che sapesse no, navigare, perché entravano a veia, davano fondo, poi mettevano, cassavano l'acqua a prua, la barca si girava. E a Lormeso, lì è una cosa che non costa sempre. Tu sai un'altra cosa che mi veniva in mente, Armando, vedendo un po' a questo porto, che è un po' povio secondo me, perché barca che ne è veramente poca, a parte i traghetti. Ti dici che in tuo futuro, che sai a qualche sbocco, che non sai a solo quello turistico, oppure. Secondo te come sei all'orientamento? A nave doveva repicciante. Doveva repicciare perché a fine è quella che carica di cue, che consuma meno. Certo. Però i momenti sono quelli che sono. Fanno aerei sempre più grossi che vanno, certo, in concorrenza delle navi. Oh, tra l'altro mi credo che il nostro titolo l'avesse appena inquadrò quello Hyundai che è in porta container. No, porta container della società che scarica sempre lì. La scarica sempre. Alle cinese. Incredibile la riva ed è tutto con quelle barche. Ule, tra l'altro deve essere stranissimo come shortan a tenio magro solo con quelli castelli che gan lì a bordo. Mi penso che pigiando domani si inversano come di scapin quelle barche lì. Invece
Ogni tanto perdono qualche container, quello sì. Che poi so ritrova qualche desgrazio in mezzo all'Atlantico. In mezzo all'Atlantico che da poi dori, eh. Però insomma, è in barca che si è infetta così e abbiamo i suoi motivi. Pensa anche a me. Comunque vi era affascinante. Parti, viati senza il cialormesso da papattoria, Che in marsi che non sei altro. Fugasse vincianco, vabbè, ma d'altronde salame anche. Ve li andiamo dove vogliamo, è proprio vero che i ragazzi del coro si fanno riconoscere in qualunque situazione. Armando, un po' di bianco, perché è vero, Cesare non è un ragazzo del coro, ma ti abbiamo nominato pro tempore ragazzo del coro stamattina. Allora, intanto, come vedete dalle immagini, ci stiamo allontanando dall'ormeggio, dal porto antico. E siamo ancora in mezzo al porto, no Armando? Siamo in quinto porto. Yes. Come si chiama questa parte qui? Siamo davanti a Calata Gada. È grazie praticamente. È grazie, sì. Alla zona dove ristrutturano le barche, dove fanno i travaggi i cantieri. Attualmente che tre o quattro imbarcazioni di linea che fanno i travaggi. Senti, cosa voi va dite? Voi va... Fammi un po' un salto veloce e andare in tutto tempo. Se l'immaginiamo un po' 100 anni fa, 80 anni fa, quando i nostri vecchi che partivano senza una nicanta stacca, che andavano un po' Sud America, che vedevano per l'ultima volta quello che stiamo miando gli altri, magari ovviamente con un segno del tempo, inequivocabile. Ma pensiamo un po' a quello che provavano quella gente lì che se ne andava, non sapeva se la via Champochou tornava e vedeva magari a lanterna, sullo sfondo, pinte barchi come di diviti, però a un certo punto le hanno stretto che mica da ria. Le ha morte in tu che, proprio. Le ha morte in tu che, senz'altro. E in gente che ancora ora, a distanza di generazioni, abbiamo sentito l'altro giorno il vicepresidente. Non vicepresidente, lei o praticamente o braccio destro di Clinton, quella di me. Quella netta trovata. Sì. Cosa c'è podesta invece che podesta, che dice? A sua terra, è sempre a sua terra. Sempre a sua terra, non c'è niente da fare. Poi specialmente di gente di Chiave, di Lavagna. Sì. Dall'altro Dio sai Armando cosa penso, perché mi son cresciuto qui a Sena. Sta chi è proprio una gran bella città. Ecco che pensa in Asia, non è poi così bella, però è proprio una bella città. Perché è l'unica città cagace in sbocco un sciuma enorme come che la Sena, e tra l'altro penso che in tempo futuro prossimo sia senz'altro possibile rivivilo in modo più serio. Prima abbiamo visto, parlavamo qui sui noti quando stavamo aspettando di caricare Tito, che stanno cercando lì do silo, scacciando su tutto, cose che fanno di appartamenti, non sono... Da darsene, quindi... Che fanno di posti barche e appartamenti. Sai anche un bello recupero. Ecco, stiamo passando su, cosa lei, una nave da crociera, questo Costa Victoria? È una nave da costa, sì. Ragazzi, qui si balla, Guardiamo un po' se c'è qualche garbata signorina che si affaccia agli oblò, che sarebbe fantastico. Però purtroppo, come si dice, all'ormeso, no. Tanto pan ferme in queste barche qui, da tanto che dislocano, sono proprio ferme. Ma bisogna vedere poi quando... Bisogna vedere quando è bordesa. Va bene ragazzi, io non so più che cosa raccontare. Poi durante il viaggio ci conteremo ancora quattro musse. Vi lasciamo alle immagini di Tito, che sono certamente più eloquenti di tutte le storielle che possiamo raccontare noi. Ecco, l'unica cosa su cui varrebbe la pena di porre attenzione è intanto, come vedete, ci muoviamo. Guardate, ecco Tito, se ce la fai inquadro un attimo questa coperta, che è proprio come diceva la poesia di Giannino, completamente bombata. Questo, mi raccontava Cesare, era fatto per un unico modo, che era quello che quando si tiravano sulle vele, poi la nave, il Leudo, chiaramente si poteva, ora il termine marinaro mi sfugge, Cesare quando mi sento mi dice, insomma c'era la possibilità di stare sempre diritti in piedi a qualunque posizione assumesse il gozzo, che vi ricordo era... Il Leudo che vi ricordo era una barca che andava a vele. Cesare, scusa, com'è che si chiama quel termine quando... Io stavo spiegando che la coperta
È bolzonata? È parecchio bolzonata. Perché? Perché quando la quando il Leudo... Ma sì, ci sono tante ragioni. Uno, per aumentare la capacità di carico all'interno, per vedi, cui era una ragione commerciante, i professionisti. Naturalmente. Un'altra è perché gli dava una certa robustezza, perché col carico distribuito in coperta, essendo curva così... Inoltre, quando la barca sbandava, sopravvento avevi la barca quasi piana per camminarci. Quasi piana. Sopravvento significa nella parte che rimaneva sopravvento. Non posso. Ragazzi, cosa posso se non ci avessimo San Germani, siamo proprio delineati, siamo, ti capisci? Poi siamo ci saranno mille altre ragioni tecniche, ma io sono troppo giovane per ricordarmele. Perché qualcheduno. So già che dirà, beh, lì uno capisce in velino, tutti vedi con sulla dito. Sì, noi invece. Quelli ma di via dei devoti furbi, oppure di via... Pensa un momento che se dicono così di te, figura di cosa dicono di me. Ma di te non possono dire che non succede niente, ma di me lo dicono con doppia libidine. È capito? Vero, perché sei un costruttore di barche, Rolls Royce poi non sai come... Come poter denigrare uno che si conosce, soprattutto... che è bello. Quando è un patriota. È un patriota, è vero, perché Nemo... Nemo profeta in patria. Profeta in patria. Questo Chico se lo importa a camion, secondo te, una barca? Sì, il trasporto di tir. Repubblica di Pisa. Fantastico. Grimaldi Lines, Repubblica di Pisa. Questi sono fantastici. Ma è vero. È una Repubblica. È una delle quattro repubbliche marinare. Sì. Quindi, figurati, Repubblica di Pisa. Chi sui po' nostalgici, ma se vengono i daniani, mi fermo... Non godimo cosa che fermo, ma lo meglio. In la nostra sinistra chi è? Invece se chi vuole, ti stavi dicendolo... I bassi de grazie. I bassi de grazie, quindi in italiano bacini carenaggio. Bacini di carenaggio, sì. Sono, sì, ovviamente queste sono vecchie barche. Che cosa sono? Pescherecci, no? No, questa chi è una petrolea, sta chi è un trasporto di carico liquido. De carico liquido, può ho capito. Per petrolio, per essere i minerali. E faceva più grosse. Ma sono quelle che fanno un piccolo cabotaggio tra isole e pedaste che rifornisciano del gasolio l'isola d'Elba. L'isola d'Elba, qualcosa di questo genere. Questa chi l'è nata? Petrolea? Lassù che ne è una calena allestimento che stanno tirando fuori una barca da crociera. Ah sì? Fantastico. Perché pigiano delle barche che non è nasciute per crociera. E poi abbiamo delle maestranze che a Siena che sono forse i meglio del mondo e riescono a trasformare, fa le barche da crociera che sono a fine, sono in spettacolo. Sì, mi ricordo, figurate che mi aveva Paolo Ain, c'ha Michelangelo, quindi mi confetto viaggio inaugurale. Noi abbiamo forse le maestranze migliori che ci siano purtroppo al mondo, purtroppo è caro il nostro lavoro e vanno a fare i travaggi in Giappone o in Corea. Certo. Meriterebbe di più la cantieristica genovese. Sì, direi di sì. Intanto, come vedete dalle immagini del nostro Tito, stiamo lasciando il porto di Genova, stiamo proprio uscendo in mare aperto, quindi noi ovviamente non vi faremo una cronaca fedele di tutto quello che vediamo, perché poi che solo domani. Il salone nautico, la parte che hanno inaugurato quest'anno, questa imboccatura dà accesso alla seconda darsena del salone nautico, dove c'erano quest'inverno, qualche mese fa, c'erano le barche più prestigiose, barche di 25-30 metri. 30 metri, sì. Allora, facciamo così, Tito, anche per i nostri telespettatori, chiudiamo un attimo questa cosa, ve la faremo vedere a spezzoni, magari riaccendiamo... Quale? Quella gitana là l'hai fatta tu, Cesare? È una barca del barone Rothschild? Fantastica, sono questi i clienti di San Germani, loro e noi praticamente, perché poi... Quella concorrenza me l'ha portata via. È la concorrenza, Belin fa dei lavori, Cesare al giorno d'oggi, che sono spietati. Allora, facciamo una cosa, come vi dicevo prima, ci rivediamo magari mentre costeggiamo davanti a qualche posto che merita di essere visto dal mare, che normalmente noi non lo conosciamo da quel punto di vista, quindi ci rivediamo fra un momento, eh? Prendetela così, così dici? Pigliala un po' così. Vuoi fare, vuoi burdesà? Mi fai un po' come ti vedi, io padrono di barco, gli altri veniamo dove ti vedi. Parliamo anche con San Germano. Parliamo un po', poi vediamo. We'll be right back.
it's never been the same since you returned from dreaming with your nursery rhyme excuses. Your picture postcards gleaming, telling everyone who looks your way about people and their sinning. Usciti dal porto ci avviamo verso la costa, dopo esserci rifocillati con focaccia, salame e vino bianco, neanche decoroso, ma per colpa di chi vi parla. Già l'etichetta doveva insegnarmi qualcosa. Prossima tappa San Fruttuoso. Nel frattempo buttiamo le esche sperando nell'abbocco di qualche pescione, anch'esso forse estasiato dalle bellissime immagini riprese dal grande Tito. And there you sit shouting that there's still hope for us, while nature holds the handcuffs on a Capricorn and Taurus. There's nothing you can do or say to get me to your camp. I go fill up all your savings books and buy yourself a lamb. And I can't be your hero today. Your wholesale price is much too high to pay. A bargain basement atmosphere is no way to sell love. And I can't be your Superman above. Be your hero today. That is all I really want to say. Go find a leading man who wants to play. And I can't be your hero today. Come potete vedere, il nostro viaggio continua e naturalmente siamo, abbiamo costeggiato finché abbiamo potuto, poi abbiamo buttato un po' la prua verso fuori per poter arrivare un po' più velocemente qui davanti a San Fruttuoso, come stiamo per arrivare al traverso fra qualche minuto. Scusa, anche te parlo un po' senese, ti puoi parlare senese anche te. Come te venia questa passion per questa barca? A passione da questa barca che mi veniva quando avevo 20 anni, che passavo da Sestri Levante e vedevo un secca. E tutte le volte, quando andavo lì e domandavo un prezzo, mi diceva che avevo 2 milioni, e 2 milioni erano troppi, non l'avevo. Poi ne volevano 3. E poi ho pensato che una barca così era troppo grossa per me, è un pivello, non potevo permettermela. Però sempre avevo un tocco, Leudo. E mi ricordo che quando andava a Sestri Levante che vedevo, che lasciavo il tocco insieme. Quando uscivo, sapendo che questa barca qui allevavano da Liguria, l'avevano portata in Marocco per fare il charter, per portare di subacquei, con le quattro palanche che avevo, l'ho investita in questa barca qui, sapendo che aveva dei problemi, sapendo che aveva delle pecche. Però ho detto, in qualche modo riusciamo a salvarla. Non tanto per me, perché l'interesse o che per una questione anche de prestigio eccetera, però quante proprio per poi la restituì a Liguria come lea a barca o alle sotto tutela della sovrintendenza de Belle Arti, e alle una barca storica, le considera una barca storica, e spero che raggia l'attenzione che merita. Tra l'altro, come ricordiamo i nostri telespettatori che ne hanno vista la partenza, ti hanno detto anche in posto un tuo porto antico. Bellissimo, un posto nel porto antico, merito della Porto Antico S.P.A. che ci ha accolto 3 anni fa, ci ha dato forse il posto più bello di tutto il porto antico, lì ci siamo trovati bene, ci troviamo bene. Speriamo di, quando la barca sarà restaurata, di iniziare un'attività con i giovani, con i ragazzi, ripercorrere assieme le tappe
e la storia di queste barche. Benissimo, Armando, sta a sentire. Allora, Cesare, se te d'accordo, intanto Tito non l'abbia fatigato. O la pigiò un pesce? O la pigiò un pesce? Un pesce? E lì, ma il Gidio? No, perché i nostri telespettatori non lo sanno, ma siccome dobbiamo farvi girare il velino fino a fondo, abbiamo buttato... Oh, che è un pesce? Oh, che è un pesce? Allora, abbiamo cercato anche di buttare qualche amo. Ok, 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 ok. Salaio! 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 No, è l'altra che si è incocciata. È l'altra che si è ingallinata, ma... No, ma però potrebbe esserci. Tito, mi sembra un falso allarme, guarda. Mi sembra un falso allarme. Allora, guarda, andiamo su San Fruttuoso e terminiamo qui questo secondo nostro incontro a bordo dell'Oido. Vediamo un po' che se vi è stato anche un pesce o mangiavi mostra seba mia. Vabbè, ma non si sa mai, ganco strada pari va a casa. Ganco strada. Ti dico che faccio a Tiala, che sai a... Che sai a un squalo lì ad acco. Non c'è niente, no? Ma mia che so, sentino che affetti, alla che sei un squalo. Abbiamo bisogno di un scoggio, qualcosa. Ecco perché andiamo così per lì. Andiamo così cianini per quella, Armando, cosa dici? E mo' velima. Ne filiamo solo una, guarda. Sì, filiamone solo una perché si ingarbugliano. Ma l'avevamo, tra l'altro, ci aveva... Ah, sei tu che hai abbassato, Gidio. Mo' bellino, mi è andata male. Vabbè, allora Tito, guarda, lasciamoci con San Fruttuoso là davanti. E qui qualcheduno bisognerà che governi anche l'imbarcazione. Allora, ci rivediamo fra un po' quando magari saremo davanti a Portofino, sperando di farvi vedere qualche pesciotto di quelli giusti. A fra poco. Casoni sarà anche re delle polene, però con i pesci non ci chiappa proprio, è bellissimo. Guarda, siamo a Traverso di San Fruttuoso, è quattro volte che Casoni cerca di prendere un pesce. Abbiamo cacciato quattro esche, ma neanche una polena, roba da matti, figuame. Stiamo praticamente costeggiando. Il freddo si sta facendo un po' sentire dopo questa magnifica giornata. Prevediamo di arrivare a Lavagna verso le 5. Siamo partiti dal porto antico all'una meno un quarto circa. Quindi 4 ore praticamente di traversata e attraverso questa costa ligure meravigliosa. Ci veniva persino voglia di fare il bagno, non l'abbiamo fatto proprio perché sennò la barca ci avrebbe lasciati completamente all'asciutto, anzi veramente in acqua. Comunque in questo momento sono circa le 4 meno un quarto, 4 meno 20, il sole è ancora alto, vedete queste bellissime immagini del grande Tito, che dobbiamo ricordare che se non ci fosse lui, a questo punto, questo splendido documentario, non avremmo potuto metterlo in onda. E stiamo attraverso, come mi ha suggerito l'amico Giuliano, al traverso di Portofino. Riding for just a dime, taking her own sweet time, and knowing well this could be her final fall. Past the boutique, down the alley to the river, people pass her by. Sits on the big gray rocks, takes off her boots and socks, and knowing what she will do next, just starts to cry. Too many small suggestions, ending in angry questions from her dad. Too many TV dinners, and everyone loves a winner, but she was lost. No one knows the trial she had. In the shelter, in the morning as the sun was brightly gleaming, I heard her crying out, what is it all about? I just don't know,
can't go back home. Lord, I just don't know, but I can't go back home. Stiamo doppiando la punta di Portofino. Probabilmente Tito sta già inquadrandovi il faro, oppure quelli matti che stanno cercando delle case da quegli scheggi. Ma sono matti, lasciamoli perdere. Allora, naturalmente la giornata continua. Noi siamo ancora, come si dice, in alto mare. Però mi pare che stiamo, amabilmente veleggiando. Fai un commento, Luciano Noel Vinderli. Stiamo uscendo in maniera eccezionale qui, guarda, veramente... Una giornata impagabile, fantastica, e vedo che ci sono delle barchette, prendono il sole, qui si sta vivendo una situazione ecologicamente parlando veramente straordinaria. Verissimo. Te vi giù da Cerni e chi su d'Armando? Tante. Eh? E mi dispiace perché adesso non lo farei più, perché abbiamo depauperato un fondale che era... Però bellini le mangia, E seno di poi. Ragazzi, comunque sono immagini spettacolari che vi offriamo oggi, questi fra amici in cantiere che sono andati in tournée, questi ragazzi del coro che sono andati all'estero, grazie a Cesare e Armando. Avete notato che da questa parte c'è il sole e invece nella baietta c'è già l'ombra, quindi vuol dire che saremo intorno alle quasaià? Sono le 4. Le 4. Viene scuro, Ale, come dice Armando, Ale? Vabbè, cinque quando viene lo prendiamo. 5:30. Stiamo alle lassù la Vagna Baronia, dobbiamo vedere un po' del Portofino, perché se veniamo fino a Chieno la mia mancola è come stranguarsi da soli. As the son of a sailor, I went out on the sea for adventure, expanding the view of the captain and crew like a man just released from indenture. As a dreamer of dreams and a traveling man, I have chalked up many a mile, read dozens of books about heroes and crooks, and I learned much both of their style. Son of a son, son of a son, son of a son of a sailor, son of a gun, load the last ton, one step ahead of the jailer. Now ci siamo lasciati alle spalle Portofino. In questo momento il sole sta calando improvvisamente, quasi improvvisamente. Il freddo si sta facendo veramente rigido e stiamo cercando di intabararci il più possibile. Siamo praticamente alla fine di questa bellissima giornata. Devo dire purtroppo, perché siamo stati bene tutti insieme all'aria aperta, una bellissima giornata, una bellissima esperienza. La nave in questo momento sta prendendo un bello asbrio, probabilmente perché c'è stato un tratto in cui siamo andati a vele spiegate. Dispiace che qualcuno non è stato con noi, ha perso una bellissima esperienza. Son of a god of a chorus. Where it all ends, I can't fathom, my friends. If I knew, I might toss out my anchor. So I'll cruise along, always searching for songs. Not a lawyer, a thief, or a banker. But son of a son, son of a son, son of a son of a sailor, son of a gun, load the last ton, one step ahead of the jailer. I'm just a son of a son, son of a son, son of a son of a sailor. The sea's in my veins, my tradition remains, I'm just glad I don't live in a trailer. Thank you.
Niente pesce, Gidio, no, niente. Pesci? Niente, vai, pazienza. Heading up to San Francisco for the Labor Day weekend show. I got my hush puppies on. I guess I never was meant for glitter rock and roll. And honey, I didn't know that I'd be missing you so. Come Monday, it'll be alright. Come Monday. In coda a questo documentario vi faremo vedere le immagini riprese dai nostri cameraman che documentano l'inizio dei lavori di restauro a cui sarà sottoposto il Leudo, ormai ormeggiato nella piccola darsena dei cantieri San Germani. Nel corso delle trasmissioni cercheremo di seguire l'andamento dei lavori, sperando che, a cose fatte, sia possibile veleggiare con l'antica vela latina, senza l'ausilio dei motori, con lo stesso equipaggio, durante un altrettanto simpatico viaggio di ritorno nel porto antico. Vorremmo ora presentarvi la ciurma. Capitano padrone Armando, capo timoniere Egidio, direttore di macchina Cesare, la polena Franco, il mozzo Giuliano, il nostromo che vi ha narrato Luciano Noel Venderli. I can't help it, honey. You're that much a part of me now. Remember that night in Montana when we said there'd be no room for doubt. I hope you're enjoying the scenery. I know that it's pretty up there. We can go hiking on Tuesday. With you I'd walk anywhere. California has worn me quite thin. I just can't wait to see you again. Come Monday, it'll be alright. Come Monday, I'll be holding you tight. I spent four lonely days in a brown L.A. haze, and I just want you back by my side. I spent four lonely days in a brown L.A. haze, and I just want you back by my side. Le immagini che avete visto parlano da sole ed è stata una giornata veramente straordinaria. Eravamo su questa barca, sì, ed è stato veramente un privilegio poter partire quel giorno di mattina presto da Genova. Mi ricordo che ci accompagnò Egidio in macchina, ci mollò lì. Ci abbiamo messo quante ore, ragazzi? Siamo arrivati che era buio. Era buio, sì, in freddo, però lì è fantastico. Sì. Via quell'erbo. Purtroppo l'albero dritto, sì, abbiamo provato anche a tirare su una vela, tragedia, vedi, la vela che muove, una cosa da far accaponare la pelle. Allora qui c'è un cantiere praticamente in opera. Perché... All'aperto, sì. All'aperto, come si faceva una volta. Come si faceva una volta. Le dispensi anche io, Gaffa. Vabbè perché, vabbè, ecco, bravo. Vedi? Vedi che ne ha quattro, poi c'erano tre. Ecco, c'era. No, c'era la possibilità di quattro persone che potessero agaibare i 1, 2, 3 e 4. Mi ha un po' un coefficiente questo tipo di allora. Par condicio. Qui tentaggi e ti loi e ti attacchi, via. La maggior parte della coperta è stata tutta rifatta, perché adesso la vediamo così, ma tutta questa parte è stata smantellata, buttata via e rimessa nuova. Tant'è vero che questo che vedi è gomma, che è stata calafattata, sì, ovviamente come si faceva una volta, e poi c'è sopra, non ci abbiamo messo la pece perché ora proprio andarsi a cercare un ma come i meghi. Accontentiamoci della gomma apposta per le coperte. Tra l'altro ce la abbiamo preso due legni stagionale. Sì, sì, abbiamo. Abbiamo vedi i tappeti, tutto quello che vedi con i tappeti è stato rifatto nuovo.
un po' ciuardi, poi ti eccioni. Vabbè, è chiaro che poi... Poi vanno cionati. Cionati. Vanno cionati. È sempre un lavoro di gran classe, esatto, il cionaggio. Ora... Sentite, l'abbiamo detto ai nostri telespettatori perché i Leudi avevano una coperta così imbossa? No, bolzonata. Imbossa è una parola che non c'entra proprio un tubo. Bolzonata perché intanto davano comunque una capienza all'interno notevole, superiore, facendo, e poi siccome erano usate anche per il carico in coperta, il bolzone, la schiena d'asino, chiama come vuoi, creava una maggiore forza al carico, al perché carico, alla compressione, e poi aiutava lo svuotamento in caso di passaggio del mare. Certo, è interessante. Senti Cesare, che cosa possiamo far vedere al nostro pubblico? Andiamo Ma a vedere. Guarda, scendiamo dentro. Ora non so se là sta, puoi andare a vedere se sta facendo qualche lavorazione tipica. Adesso ecco, per esempio qui stava mettendo, abbiamo fatto questo rinforzo per rifare la cabina nuova, perché il Leudo aveva qui di poppa una tuga, che era l'unica tuga una volta della barca, dove all'interno c'era quella che chiamavano la cammia, che era la cabina dell'armatore, il quale qui aveva il suo scranno dove scriveva, prendeva gli appunti e soprattutto faceva i conti per essere poi pagato per le mercanzie che portava avanti Andrè. Qui dentro ci sarà qui sotto il motore, che verrà chiaramente un motore moderno. Una volta c'era un Bulinder a testa calda da pochi cavalli, comunque serviva all'opera, e sarà una tughetta alta 70-80 centimetri, 70 centimetri. Rispecchierà più o meno la stessa falsariga di questa? Questa la demoliremo, la butteremo via, perché non c'entra proprio niente con... Franco, non è che short è il mini appartamento. Prima tiri un po' troppo... I bagli della tuga. Questi saranno i bagli della tuga. E la tuga, diciamo, scimmiotterà un po' quello che era il vecchio stile delle tughe di una volta, che non erano come si dice, come questa che vediamo alle nostre spalle, ma erano come quelle moderne che abbiamo visto, certo, nell'altra barca, erano un po' più sgrosse. Certo. Senti, io è veramente visibile lo spessore di questo legno che stai mettendo. Questo è quello che vedi. Quindi sono 5-6 centimetri, sì, mi pare di vedere. Questo è l'arice, abbiamo scelto un larice già vecchio, proprio per cercare di mettere del legno il più possibile vicino a quello originale. Io scenderei sotto coperta, se siete d'accordo. Certamente. Possiamo farlo? Farvi vedere qualcosa? Sì, sì. Ah no, scusa, ho visto che è alzato. Allora, andiamo dentro e vediamo un po' che... D'altronde... Ma sono trappole, perché... D'altronde... Lui si è già incrinato una corda. Si è incrinato una corda, Vettoli. E va bene, via. Comunque se non c'è la catena, quindi va bene. Sì, perché lui è caduto direttamente dentro nel buco. Ah, dentro c'era la catena che era tesa attraverso il buco, è caduto sulla catena. È stato male 15 giorni. Vabbè, allora chi scende? Vado avanti io, che sono il più vecchio. Che sei il più anziano, fai da cuscinetto. Sono l'anziano. Vabbè ragazzi, essere anziano a volte è il suo privilegio. D'altronde. Vani. Vai tu professore, che io aspetto il mio turno. Ecco l'interno del Leudo, straordinario. Siamo scesi dentro, come puoi vedere siamo in una caverna di non lo so, sembra, ecco, mi dà l'idea di essere Geppetto dentro la pancia della balena, sì, no? Sì, perché tutta questa struttura non ti ricorda un po' lo scheletro proprio di un animale primordiale? No, ahí sta. Niente, vai avanti. Un animale come così. Adesso fra l'altro i ragazzi hanno cominciato a portare a legno tutte le strutture che erano piene di catrame. Ma perché si catramavano, Cesare? Ma perché non c'era nient'altro che le proteggesse, sai, una volta era catrame vegetale, ubreche, da che namande breche. E via. Ed era catrame vegetale, era.
Ecco, guarda quei pezzi, ecco. Franco ce li sta indicando adesso, guarda. Quei pezzi di legno lì, quei sono massicci, ma sono ricavati proprio da una biforcazione di un albero. È un ramo piegato. È un ramo piegato. Andavano nei boschi e cercavano i pezzi di legno che gli servivano. Addirittura chi aveva delle foreste a disposizione se li creava per tempo, no? Si piegava un albero da solo e man mano che cresceva piegato, lo forzavano, così avevano il pezzo piegato. L'andamento che gli interessava. Però lo facevi se avevi chiaramente un futuro davanti. Certo. Senti, che legno è questo? Ma questo dovrebbe essere tutta rovere. Rovere Franco è un legno che ti addevi anche, o se addevi in ebanisteria? No, rovere no, poi qui quando si dice rovere di sero, di famiglia delle querce, quindi ci puoi mettere qualsiasi. Ad esempio, ho visto là che tu sei cadere, ti ho paia uiva con la lande punta. Ma non mi sì, a me paia uiva con la lande. Confonde. Può darsi anche che qualche pezzo di ulivo. Sì, ma con l'ora poi mettiamo i rami. Non è un ramo piego, ma ti immagini l'erbo che fa così? Sì, certo. Ti girano tutto così. Certo. No, la fine no, la fine no. Ecco, in questo caso il legno di olivo ha una ma vedi, il legno di olivo... Che no, il legno di olivo è duro come la pietra, non serve a niente. Però ce lo mettevano, secondo me, qualche pezzo ce lo mettevano come dal punto di vista scaramantico. No, ma è vero, perché l'ulivo voleva dire ricchezza per chi lavorava per chi viveva da queste parti, perché c'erano le olive che ti davano da vivere, da mangiare. E per anche cui, il ritorno a casa. E il ritorno a casa. Per cui voleva essere un. Ma fa vedere il tuo uomo. Sandro, dai. Un tocco neo che hai messo, mi ha un po' che pezzo te. L'hanno, vedi, ci hanno dato l'incastro e ce l'hanno appoggiato sopra, guarda un po' che blocco. Tutti questi bagli qua erano marci nella zona di giunzione con il dormiente e lì c'erano delle giunte a coda di rondine che erano saltate completamente. Loro hanno rifatto la giunta a coda di rondine e poi hanno attaccato con una palella il pezzo al vecchio. Pezzo nuovo al pezzo vecchio, in modo da ripristinare quello che è la giunzione, perché la coda di rondine serviva proprio perché, siccome doveva lavorare sia in compressione che in trazione, se tu ci metti un incastro dritto questo esce, invece con la coda di rondine rimane forzato e tiene. Domando, bisognava calafatarlo ogni tanto, Leudo, perché vedo che fessure qualche ce ne sono fessura, molte. Beh, chiaro, tu sai quanto tempo è sì, che certo, intera questa barca. Potevano essere così anche in navigazione all'epoca, oppure ci pensava? Ma in navigazione ci pensava il buon Dio, perché il mare lo stagnava da solo, perché in navigazione non arrivava ad avere delle fessure, perché l'umidità lo gonfiava e lo teneva sempre stagno. Oggi quando una barca di queste sta in terra per tanto tempo, non essendo incollata ma essendo solo stagnata col calafataggio, si muove e cammina e non succede niente, perché poi quando la metti in mare ritorna come era prima. Ci fai il calafataggio fatto di stoppa e di altre cose. Tu ci dici che appunto le centine poi erano, cosa c'erano dei paglioli tipo questo che collegavano? Sì, c'era un pagliolato. Probabilmente se andiamo indietro nel tempo forse non c'era neanche il pagliolato, perché la gente caricava di botti di vino da tutte le parti. Solo botti allora, non la rinfusa, niente. No, così. Qua principalmente botti, però poi portavano il formaggio, le ardesie andavano magari giù con del vuoto e portando giù il caricamento avveniva solo da questa botte. Da questa e da quella centrale dove abbiamo visto prima che c'è. Ci hanno fatto quel casotto un po'. Quella tughetta brutta come al quella peccato. Tughetta brutta, quelle erano due boccaporti. Questo era il boccaporto principale perché cadeva proprio sotto all'antenna, all'albero e aveva proprio il suo ideale punto con un paranco che veniva e usavano per la roba pesante. Quello probabilmente era fatto un po' per la roba più leggera perché non c'era un effettivo bigo di carico, certo, il big, certo. L'albero essendo inclinato in avanti veniva ad averlo da questa parte. Due domande che si chiedono a tutti: come fai andare a mangiare a bordo e dove fai i bisogni? I bisogni li facevano fuori bordo. Venite più qua ragazzi, scusate, venite più qua perché il neon innesca un certo disturbo. Sì. Ti dicevo che i bisogni li facevano fuori bordo, non c'era comunque nessun fuori servizio. Bordo?
Era per un fatto di costume, no? Non l'hai mai fatto i fuoribordi, bisogna. No, pensa lei che vabbè, te dico come fai. E da mangiare? Da mangiare c'era una cucina all'esterno, ecco. Che c'è fra l'altro da qualche parte, non so dove, ma c'è la sua cucina originale che verrà rimessa nel posto originale, ed era una cucina a carbone, detta gnanfra, si chiamavano la gnanfra, si chiamava. Mettevano su, ma poi era quello che trovavano in giro per il mare. Ma quando io magrosso cosa facevano? Saltava la gente che non mangiava. Venivano giù, si facevano una formaggetta di quelle che portavano e si mangiavano quella. E dormire? Dormire c'era nella bassa prua, facevano il bagnum, bravo. C'era nella bassa prua, c'erano un po' di brande, quattro brandine di solito, o appese oppure proprio dei loculi così. Secondo te l'equipaggio ideale quanti uomini erano? Ma avevano almeno quattro persone, chiamiamoli bassa forza, che poi bassa, perché insomma per portare una barca del genere bisognava essere anche un pochettino più furbi, non proprio solo bassa forza. Intanto, poi c'era l'armatore che era anche che era il baccano. Il baccano. Però intanto ricordiamo che queste barche andavano a vela. Perché i motori poi sono arrivati dopo, Sono arrivati dopo. E qualcuno ha messo dei motoretti così da tanto al mucchio, no? Era quello che c'era una volta. Però bisognava andare a vela. Andare a vela con un albero inclinato verso la prua, diciamo. Con tutta la tecnica della vela latina. Della vela latina. E qui nomo a barra. Certamente sì, perché la barra era. De Fuea quando ci via. De Fuea che. Comunque si evidenzierà dal filmato che abbiamo già mandato. Io avrei ancora una domanda e poi io direi che potremmo concludere perché i nostri telespettatori saranno già su Italia 7. Allora, mi domandavo, che cosa succederà oggi a questo Leudo? C'è un progetto di recupero? Il progetto di recupero, il Leudo è soggetto alle, come si chiama, Ministero delle Belle Arti, dei Beni Ambientali, per cui verrà ristrutturato con una ristrutturazione conservativa, noi non stiamo sconvolgendo il Leudo, lo stiamo rifacendo come era in origine, cercando di farlo con i materiali ovviamente dell'epoca, che non è difficile da trovare, ma comunque utilizzando quelli che sono i vecchi materiali, accompagnati se vogliamo un po' da questa tecnologia che se non altro ci aiuta negli incollaggi, solamente quello, perché poi alla fine qua non è che possiamo vedere né fibra di carbonio né altre cose che abbiamo, qui deve essere tutto quello che si fa, non si deve vedere e deve dare l'impressione di essere originale. Comunque la barca quella che era una volta. La nostra scelta è stata proprio quella di non buttare via niente di vecchio, perché qualche pazzo potrebbe dire rifacciamo la coperta, è un errore madornale, perché cosa vai a rifare una cosa di cent'anni fa, la arrivai a rifare oggi e poi dici che è quella di cent'anni fa, no, siamo fuori di testa. Allora, la scelta è stata proprio quella di cercare di utilizzare al massimo la struttura della barca e aggiustarla con quello che si trova oggi, ma utilizzando le tecnologie di ieri, aiutate un po' da queste cose che purtroppo bisogna far finta di niente, che ci sono. Certo, ovviamente. Allora, prima di concludere, vi suggerisco di vedere un attimo la poppa della barca e intanto di far rilevare, se il buon occhio della telecamera di Lorenzo avrà piacere, ve lo dico io anche se non sono deputato a farlo, sostegni me Sandro, che una volta i ciodi e arribattui. Cioè c'era uno che martellava dall'interno, uno che martellava dall'esterno, e questo era il modo di fissare il fasciame su queste imbarcazioni. Quanto tempo ci sarà voluto anticamente per fabbricare un Leudo, Cesare? Lascia dell'epoca. Nonostante quello che oggi può sembrare strano, perché uno dice benissimo un affare del genere chissà come. E non erano tanto lenti, perché queste erano barche da lavoro, dovevi farle per. Quando uno decideva di fare il Leudo lo voleva perché doveva andare a lavorare, doveva quindi guadagnare. Per cui io non so, ma una barca del genere secondo me la facevano nell'arco di un inverno, manco in nella stagione, cioè, e poi dipende iniziavano a.
a fine stagione e la mettevano in mare a metà stagione dell'anno dopo. Allora, io direi di concludere con un'ipotesi di pensiero. Vi aiutiamo a pensare che il Leudo Rivano, venite un po' più in luce ragazzi, così Lorenzo sarà un attimo più contento, è stato quasi interamente fabbricato nel territorio del comune di Lavagna, perché i cantieri... Questo è nato a Lavagna. Erano da queste parti. È nato a Lavagna dal maestro d'ascia Luensin Brignole, una fare del genere, che era a 100 metri di distanza da qui. Quindi è piacevole che sia stato riportato qui per rifarne... Certo. Il giusto restauro. Poi vi invito a pensare anche che il Golfo del Tiguglio è uno dei pochi posti al mondo dove l'Eudo è nato e dove ha avuto il suo grande sviluppo. Queste barche hanno navigato per tutto il Mediterraneo e anche oltre, portando ricchezza, benessere a quelle poche famiglie che hanno avuto. Se mi consenti, volevo aggiungere che questo era il Leudo della famiglia Piaggio di Sestri Levante, per cui mia moglie, che è discendente di questa famiglia, è un felice ritorno a casa. A noi piace dire che farà il paio con quel piacevole Ferdinando Bregante che abbiamo a disposizione. Bregante di Lavagna, per cui è un ritorno a casa. Bene, allora faremo le regate. Allora ragazzi, vi abbiamo già tediato a sufficienza, sperando che vi sia piaciuto questo intervento sulla nautica, di cui Cesare è naturalmente il principe deputato. Wow!